Ragazzi, buonasera. Non è ancora del tutto sicuro, non è neanche del tutto delineato, non si sa, perché non si sa ancora che fine dobbiamo fare con questo lockdown, con queste feste, con questo, non lo so. Però da ieri, ve lo dico, va anticipo, non so se ci riesco, mi sono messo un'altra volta alla ricerca di qualche cosa strana. Ma io stavolta il camper non lo voglio del 93. Non lo voglio del 90, non voglio manco dell'88, voglio pure più vecchio. Me devo prendere un camper super stra vintage oppure mi prendo un furgone da camperizzare. Non lo so. Però deve essere economico perché non c'ho una lira e deve essere un'avventura, deve essere una sfida, quindi non si sa. Mo' intanto mi sto a guardare intorno perché mi sto a guardare intorno, chissà quante cazzo ne vado a combinare, non lo so, qualcosa ma voglio inventare, però è sempre rivolto comunque nell'anno 21, quindi gennaio, febbraio, intanto mi comincio a vedere intorno, certo se mi capita l'occasione al volo da quattro soldi, come ho fatto una volta con Brontolo, Brontolo l'avevo pagato 500 euro, poi ce ne ho spese sopra 1500, 1800, mi ricordo. Insomma, con 2000 euro mi sono fatto il camper, come dicevo io, 2000, 2002, ma non mi ricordo, 2005, oh, che croce. Però sono partito da una base da 500 euro, quindi se dovessi trovare una base da ristrutturarmela da 1000 euro, io me la compro, poi con karma me la ristrutturo, che me frega a me. Quindi se ci vede qualche cosa, fatemelo sapere, eh. Io intanto mi guardo intorno, ci sa mai. Ovviamente a quei prezzi non parliamo di turbo diesel, parliamo di aspirati. Ma pure se ci vede qualcosa col motore fuso, fatemelo sapere, non vi preoccupate voi. Pure senza motore, non vi preoccupate, poi me la vedo io. Che pensa mi?